Catania, via Pietro Mascagni. Siamo sotto la sede del Provveditorato degli Studi. Qui, come vedete, la protesta è abbastanza consistente. Tengo in mano il destino di 7.000 e anche più insegnanti. Nelle mie mani Milano, Bergamo, Venezia, città assolutamente lontane, lontane dalla Sicilia. Noi siamo sempre testimoni qui con la nostra rete, Sesta Rete, non li lasceremo soli e la protesta ancora continua. Io non vado da nessuna parte, va a Roma mia moglie che ha alle spalle 16, quasi 17 anni di precariato nella scuola pubblica e già 6 abilitazioni, quindi superati 6 concorsi, analogamente a come chi ha superato l'ultimo l'ha scavalcata con punteggio zero. Quanto è lo stipendio medio di un insegnante? Circa un poco meno di 1.400 euro. Quanto è l'affitto nella città dove lei dovrà andare o sua moglie dovrà andare? Abbiamo verificato ieri sera intorno ai 750-800 euro bilocali. Certamente sua moglie dovrà venire ogni mese. Quanto sono i costi da affrontare da quella città a Catania? Ma guardi, se aggiungiamo soltanto le utenze, la periodicità con cui ci si proverà a ricongiungere con le famiglie e il mangiare, lo stipendio è andato via. E considerate che molte di queste persone che hanno tra i 45 e addirittura chi 60 o 62 anni lascia famiglie con altre case, mutui da pagare, e quindi questa situazione è assolutamente insostenibile, soprattutto per chi aveva teoricamente, moralmente il privilegio di passare davanti a tutti, invece è stato scavalcato da tutti quanti. Quindi cosa state chiedendo? Stiamo chiedendo di adottare, l'abbiamo chiesto in regione, l'abbiamo chiesto in prefettura, lo chiederemo oggi al CSA, io mi vedo coinvolto come familiare, ma le famiglie vengono toccate in maniera significativa, di trovare delle soluzioni idonee immediate o nel brevissimo periodo per fare in modo che queste persone che hanno sostenuto la nostra scuola, la scuola siciliana, restino in Sicilia. Sì, questi sono le cartine, sono delle pagine, no, delle città. Forlì, Reggio Emilia, nord. Roma, niente, Bergamo, Ferrari. Ferrara, Bergamo, Milano. Sono quasi tutte al nord, quindi dai 700 al sud in su, niente, assolutamente. In Sicilia questa misura, al netto di quello che verrà pubblicato nei prossimi giorni per la scuola superiore, coinvolge già 7.000-8.000 persone. Quindi 7.000-8.000 insegnanti che devono sloggiare dalla Sicilia. Assolutamente, l'impatto immaginatevi voi quale possa essere per la Sicilia. Volgiamo il nostro appello agli idoni del concorso che ci hanno spiazzato fuori. Io da 20 anni che sono a Enna a insegnare, adesso mi ritrovo come provincia di titolarità Varese. Il governo mi dice state sereni, mi dica lei, noi possiamo essere sereni lasciando famiglia, figli, casa, mutuo? È una vergogna, non lo vogliamo questo governo che non abbiamo votato, non lo vogliamo. Vergogna, vergogna. Io sono stata trasferita l'anno scorso, entro a Cagliari, sono dovuta andare, ho un figlio disabile al 100%, articolo 3,3, ho firmato, mi sono messa in congedo, alla faccia mi pagano loro, adesso Treviso, ditemi voi, mio marito è invalido al 90%, ditemi voi come dovrei andare e lasciare tutto, è una vergogna. Vergogna, vi dovete vergognare, non siamo il 10%, aggiungiamo qualche cifra. Vorrei sottolineare che questo governo che parla di merito non sa neanche cosa vuol dire, perché la gente meglio piazzata nelle graduatorie di merito è finita al nord. Gli idonei, i cosiddetti idonei che Renzi in pubblico ha detto che non dovevano neanche essere assunti, sono tutti qua. Tutti, sono rimasti tutti e noi al nord. Con una manciata di punti. Posti e noi li pretendiamo, noi vogliamo quei posti. Noi, i nostri posti. Quelli sono i nostri creati. Posti, assolutamente. Perché noi abbiamo rispetto per i vincitori di concorso così come la legge prevede. Però gli idonei non hanno il diritto di rimanere qua nei nostri posti. Con una manciata di punti.
io con quasi 200 punti mi ritrovo a nord, già quindi trattata allo stesso modo con quelli che hanno zero punti, quindi le nostre, noi non ci siamo sentiti tutelati come precari storici. Il governo si era impegnato a tutelare i precari storici. Come considera questo provvedimento così immediato? Allora, è il secondo anno che passiamo estati veramente in agonia e in angoscia, non sapendo l'anno scorso la destinazione di titolarità che ci veniva assegnata in base a questa legge 107 e in base a questa ruota della fortuna che non ha dato nessuna trasparenza e nessuna certezza a persone che avevano un punteggio altissimo e che si sono ritrovate improvvisamente al nord. Lei in quale città è stata trasferita? Allora, io sono stata trasferita per la scuola secondaria superiore a Rimini. Adesso sto aspettando la mobilità, dovrebbe essere il 13, ma con i numerosi ritardi che ci sono stati negli altri ordini di scuola, sicuramente anche per noi verrà slittata verso il 20 sicuramente, e così in 10 giorni poi noi ci dovremo organizzare, sconvolgere le nostre famiglie e ripartire all'avventura su due piedi. Non è retorica, l'abbiamo già sentito da altri suoi colleghi, le difficoltà di trovare alloggi, i costi e quant'altro, lei già ha provveduto? No, non abbiamo provveduto, penso nessuno ha provveduto, anche perché non si sa dove, come, se portare. Chi ha bambini magari dovrà portarsi dei bambini, ma non è questo il problema, spostarsi. Il problema è l'assurdità di questa legge e gli errori che ci sono stati e che ci saranno per questo algoritmo che fa degli errori evidenti, e quindi non sappiamo. Siamo nell'incertezza del nostro futuro lavorativo.